Nacque probabilmente a Piacenza verso la metà del XV secolo, ma fu arcidiacono della cattedrale di Cremona, Alberto Cattaneo. Fu proprio lui ad essere incaricato, con bolla del 27 aprile 1487, da Innocenzo VIII, di contrastare il diffondersi dell'eresia nelle valli piemontesi. In suo appoggio, il Papa chiese l'invio di una spedizione al re di Francia, Carlo VIII. Nella bolla si concede a chi prenda parte alla missione la remissione dei peccati, la facoltà di impossessarsi dei beni sottratti agli eretici, nonché l'annullamento dei contratti sottoscritti con essi. Fu l'arcivescovo di Embrun, Jean Bayle, a chiedere al pontefice l'invio di un proprio nunzio e commissario apostolico in Savoia e nella provincia del Delfinato. L'arcidiacono Cattaneo chiese aiuto nello svolgere la propria missione anche a Biagio da Berra, inquisitore del Piemonte, residente a Pinerolo, il quale tuttavia declinò l'invito dicendo di non poter abbandonare la propria sede. Lo stesso fecero i vicari del prevosto di Hull e l'arcivescovo di Torino. Il compito si prospettò subito arduo, quindi, per Alberto Cattaneo, che nonostante i rifiuti raccolti riuscì comunque a far riconoscere i suoi poteri dal Parlamento di Grenoble, che con un'ordinanza del 7 agosto 1487 ordinò alle giurisdizioni di Briançon e di Embrun di riconoscerlo nel suo ruolo di inviato pontificio. Dopo poco, il 24 agosto, Cattaneo scrisse da Hull a tutti i curati della prepositura una missiva in cui li informava della propria missione e della volontà di avviare un'inchiesta nelle parrocchie di Valchisone, Mantuil, Usseau, Fenestrel e Pragelat. Da quel momento in poi fissò la propria sede a Briançon, dove comprese d'essere più tutelato che altrove. L'11 settembre il commissario apostolico convocò davanti a sé 11 abitanti della Valchisone, ritenuti capi dei valdesi. Solo due si presentarono, entrambi vennero assolti. Una settimana dopo, il 18 settembre, ne vennero convocati altri 27, il 24 130 da Pragelat e 72 da Mantuil. Nessuno si presentò. 217 di loro furono scomunicati. Fu dato il loro tempo 25 giorni a partire dal 9 ottobre. Entro tale periodo avrebbero dovuto presentarsi dinanzi al nunzio per non incorrere nell'accusa di eresia. Alberto Cattaneo era stato autorizzato il 15 settembre dal Parlamento di Grenoble a ricorrere al braccio secolare per far compiere arresti. Nel frattempo, il 23 ottobre, il pontefice lo informò di avere sospeso poteri e titolo dall'inquisitore Biagio da Berra, colui che per primo negò assistenza al nunzio cremonese, adducendo pretesti. In realtà contrastò in tutti i modi il suo compito, seppure in modo sordido. Solo una settimana dopo, il 30 ottobre, Innocenzo VIII trasmise un proprio breve a Cattaneo, ingiungendogli di non lasciare la regione senza averla prima strappata all'eresia. Nessuno dei convocati si presentò dinanzi al commissario apostolico, che a quel punto li dichiarò eretici e recidivi, richiedendo l'intervento della forza armata a cui li affidò. Il re di Francia, Carlo VIII, scrisse al governatore del Delfinato, il futuro duca Filippo II di Savoia, di appoggiare senza riserve l'operato del nunzio. Il 24 dicembre il cremonese Cattaneo procedette alla Chantière all'interrogatorio di altri sospettati di eresia nella diocesi di Embrun. A quel punto si trovò di fronte a una sorta di conversione di massa della cui sincerità ebbe a dubitare. Ma il Papa questa volta lo invitò alla prudenza. Con un breve del 3 gennaio 1488 gli disse di esaminare caso per caso e di consegnare alla giustizia solo gli eretici dichiarati. L'8 marzo i valdesi ancora residenti nella diocesi di Embrun furono dichiarati eretici e recidivi. Sui due versanti alpini a quel punto si raccolse una piccola armata. Vano l'ultimo tentativo di mediazione tentato da Jean Rabaut, un consigliere del Parlamento di Grenoble, tra valdese e commissario apostolico, la cui azione ebbe il pieno sostegno delle autorità civili ed ecclesiastiche. A marzo la parola passò alle operazioni militari, affidate alla guida di Hugues de la Palude, luogotenente del governatore del Delfinato. I francesi entrarono nella valle di Loise, spingendo i valdesi a rifugiarsi nella grande caverna chiamata Aigues-Froides o Bas-Méchapleu, sul monte Pelvoux. Ciò non fu sufficiente a scamparli dall'intervento dell'esercito, che invase anche le valli Argentiere e Fressinière. Dopo le armi fu il tempo della riconciliazione, con la solenne cerimonia promossa a Mantuil il 31 marzo, cerimonia a cui presenziò anche un gruppo di valdesi della Valchisone.
Alberto Cattaneo, a quel punto, da Pinerolo, giunse a Bricherasio e alla Torre, punti di riferimento delle comunità valdesi della zona. A nulla giunsero le trattative avviate, per cui la Val Lucerna venne occupata dalle truppe, poi fu la volta delle valli di Prali e San Martino. I valdesi abbandonarono la zona, gli scontri successivi si risolsero poi nel processo avviato in aprile a carico di 230 imputati e nella resa degli eretici. I verbali degli interrogatori compiuti sono ancora oggi in gran parte conservati. Nelle valli piemontesi invece la fragilità dello Stato sabaudo protesse i valdesi sino almeno alla metà del XVI secolo. L'ultima notizia del cremonese Alberto Cattaneo nel Delfinato risale al 4 luglio 1488. Si trasferì nel Milanese, già l'anno successivo il cardinale Ardicino della Porta intervenne infatti presso il nunzio a Milano affinché Ludovico il Moro gli concedesse la prepositura di San Nazario, ciò che avvenne nel mese di agosto. Il 4 maggio 1497, già protonotario apostolico, fu nominato anche membro del consiglio segreto del Duca di Milano.